Ravenna, 20 maggio 2023. L'ultima argina è una barriera di terra si tirava su rapidamente e furia sulla strada di Faenza, vicino al West Bridge della città. Ben lo sono Ravenna e i suoi tesori, chiese e mausolei con la storia del millenario punto l'acqua del Lamone e degli altri fiumi, che avanza dalla frazione di Fornace Zarattini sepolti nella notte sotto i 2 metri di melma. Ecco il nuovo fronte del diluvio in Romagna, l'assedio di Ravenna. Oggi è il giorno più difficile per la nostra città. Non sappiamo dove saremo in grado di fermare l'acqua, ammette il sindaco Michele De Pascale, invitando i cittadini a scalare i pavimenti alti. Stiamo vivendo ore molto preoccupanti, che ci vedono tutto in prima fila per continuare a evacuare e proteggere le persone. Il deflusso verso il mare, enormi quantità, è sfuggito da tutte le fratture delle banche e sta colpendo molti luoghi con effetti devastanti. Chiamalo l'effetto domino, inondazioni dei fiumi sulla rete di canali secondari. Un labirinto che continua a traboccare l'acqua in ogni direzione, mentre la terra della bonifica immersa come una spugna non si assorbe. A Ravenna il reticolo del consorzio è stato annullato e l'acqua che filtra dal territorio risale a, riassume la situazione il numero uno della protezione civile, Fabrizio Curcio. Le evacuazioni si inseguono a vicenda, mentre la pianta di Marcegaglia interrompe le linee precauzionali al mattino, spetta al pianto e Santerna, quindi Serraglio e le ultime case in via Faentina. Resiste. Il salvataggio è una corsa contro il tempo che contesta anche le leggi dell'idraulica. Un'operazione non viene mai eseguita prima se contrassegna il tardo pomeriggio Irene Piolo, deputato del governatore Bonaccini. Cerchiamo di invertire le acque del CER, portarli per il cavo napoleonico e il Po e abbiamo chiuso la rotta Savio, deviare l'acqua del canale a quel fiume. Mean, l'argine del terrapieno viene demolito, canale gonfio di Magni, per deviare il diluvio verso Baiona e mare. Avviso meteo rosso e previsioni per sabato 20 maggio, ma tra gli sfollati nei centri accoglienza e i residenti costretti per 3 giorni a casa, diversi comuni dei 9 che compongono l'Unione delle Romagna inferiore 100.000 abitanti su circa 100 km, 80 o 90% di alluvioni stanno lottando con i problemi. Forniture cibo e acqua. Protezione da culi e volontari sono realizzati in 4 per consegnare a casa, anche in una canotta. Stiamo montando 9 cucine, mettiamo in campo non solo ciò che il sistema ci ha consegnato, ma anche la generosità di entità realtà che danno, afferma il consigliere Priolo. In supermercati, frutta, verdura, pane e prodotti lattiero-caseari iniziano a essere scarse. Nel frattempo, il racconto della non si ferma. Il 15° è in Faenza, il corpo del Giordano Feletti di 79 anni galleggiava nel giardino coperto di fango. La polizia lo trovò, viveva da solo e i pubblici ministeri iniziano a muoversi. A Ravenna, file cognitivi sono stati aperti ciascuna del.